abbiamo oggi l'estremo saluto di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te, trasfigurato nella sua carne mortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. In quel tempo venne Gesù e trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania gli stava già in sorella meno di 2 mesi. E molti giudei erano venuti davanti a Maria per consolarla per la morte del fratello. Perché alla famiglia. Io vi ringrazio perché oggi ci avete dato l'opportunità di accompagnare il nostro comandante nell'ultimo viaggio terreno da uomo delle istituzioni, perché il nostro comandante, come tutti noi lo definiamo, come lo definisce la comunità intera, è stato, lo è e lo sarà sempre, uomo delle istituzioni. E io lo sottolineerò ogni volta che ho la possibilità di prendere la parola. Ancora una volta ci troviamo insieme a dare la rivederci ad un grande amico, ma anche a dirgli grazie per quanto nella sua vita ha fatto per tutti noi e per il nostro paese. Un uomo dalla scorza dura, temperata dalla vita militare, con una divisa che era la sua seconda pelle. Non l'ha mai abbandonata quella divisa, da prima quella di militare in marina, poi quella di maresciallo dei vigili urbani di San Potito San Nitico. Sotto quella divisa però batteva un cuore grande, grandissimo, di uomo, di marito, di padre. E quella divisa Gino l'ha sempre onorata da militare e da comandante dei vigili, sempre pronto a mettersi al servizio della comunità e a rappresentare questa comunità in tantissime occasioni pubbliche e private, liete e dolorose. E quella divisa in pratica non l'ha mai abbandonata neppure dopo aver raggiunto la meritata pensione. Gino ha continuato a mettersi al servizio dei concittadini, anche a dispetto delle sue condizioni di salute, non proprio ottimali, in modo particolare negli ultimi tempi. Ricordiamo Gino a fianco del compianto dottore Giordano in occasione della celebrazione del 4 novembre, quando ci mancheranno quelle due grandi figure di San Potito. Ma Gino ha raccolto dal dottore Giordano anche l'amore per gli anziani. Si deve infatti a lui l'impegno silenzioso, ma più grande, per la rinascita del circolo degli anziani, che proprio l'altra sera lo abbiamo inaugurato nuovamente quella che è la sede, e lo abbiamo fatto grazie all'impegno del nostro comandante. Peccato che la malattia gli abbia fisicamente impedito pochi giorni fa di partecipare alla festa per l'inaugurazione della nuova sede del circolo.
ma Gino era comunque presente nello spirito a raccogliere il saluto e il grazie deferente di tutte le persone diversamente giovani della nostra comunità. Caro maresciallo, solo qualche giorno fa abbiamo riso e scherzato, stavamo in piazza, stiamo parlando di venerdì mattina, stavo col capitano di Castello e con il papà, con Gianni, suo amico di merenda, il suo braccio destro. Abbiamo scherzato, riso e abbiamo ovviamente lasciato per un attimo quelle che erano le battute, abbiamo parlato di cose serie, della festa del 4 novembre che quest'anno l'anticipavamo al 3, abbiamo concordato tutto nei minimi particolari come era il suo solito, perché lui era il mio cerimoniere, la persona di fiducia che non mi permetteva di fare errori nelle manifestazioni pubbliche. E quindi vi assicuro che ci saranno delle goffaggini da adesso ad andare in poi, non perché non ho più il mio punto di riferimento. Ci mancherai, ma il tuo ricordo non verrà mai meno in nessuno di noi. Riposa in pace, Gino, te lo sei meritato e grazie ancora per averci donato tutto te stesso. La comunità di San Bodito, tutta insieme, ti ringrazia e abbraccia la tua famiglia, la moglie, le tue figlie, Loredana che ha seguito le tue stesse orme in modo particolare, che ha indossato la divisa, i tuoi nipoti, i tuoi genitori, i tuoi parenti. E a voi tutti posso dire solo una cosa, che potrete dire con fierezza, sono la moglie, la figlia, il genero, il nipote di Gino Gaffani, il maresciallo.